Grazie a tutti. Prima di tutto, siccome credo che spetti a noi in questi ultimi interventi tirare le conclusioni di un lavoro che si è protratto per oltre 2 giorni e mezzo, desidero chiaramente rappresentarvi anche quelli che sono stati i sentimenti da parte mia in un lavoro come quello del Congresso Generale del Partito, che ci ha visto davvero impegnati fortemente tutti insieme per dare dimostrazione ancora una volta che la Democrazia Cristiana nel contesto politico e nello scenario politico rappresenta davvero una grande fetta per il nostro Paese. E prima di tutto, tra i sentimenti, vi comunico, anzi vi manifesto, che ho estrema serenità nel non essere un candidato in questo momento del partito, e quindi la mia scelta, che avevo già annunciato all'interno del Consiglio centrale di qualche settimana fa, mi ha nelle ultime ore chiaramente ancor più tranquillizzato, non per una ragione di timore in termini politici, ma di serenità nella mia scelta. E su questo desidero anche ringraziare fortemente l'amico Francesco Mussoni, perché anche lui in queste ore ha maturato l'idea di dover davvero lavorare tutti insieme nell'interesse generale del partito e nell'interesse del futuro del partito. L'altro sentimento che chiaramente mi ha attraversato in queste ore è sicuramente quello in relazione ad uno stato d'animo che di fatto mi ha accompagnato, che è sicuramente il frutto di una grande determinazione che ho tutti i giorni in cui noi ci apprestiamo a svolgere il nostro ruolo pubblico sia all'interno del partito sia all'interno delle istituzioni. Una grande, tra l'altro, poi emozione, perché vivere come abbiamo fatto ieri pomeriggio momenti che hanno rappresentato davvero la storia del partito, e noi da una parte forse rappresentarla anche indegnamente, visto i personaggi che ci hanno preceduto, generano chiaramente grande emozione in me. Desidero fare e rivolgere un sentito ringraziamento al presidente del Congresso, Fabio Righi, per aver condotto fino ad oggi i lavori in maniera esemplare e direi anche professionale. Anche questo sicuramente è un elemento che contraddistingue la Democrazia Cristiana. Come desidero ringraziare tutti i vicepresidenti che hanno collaborato con Fabio Righi, la segreteria, il personale di segreteria del partito, che hanno chiaramente reso possibile tutto questo insieme alla grande partecipazione dei 315 delegati. Ho ascoltato con grande interesse e attenzione tutti gli interventi che si sono succeduti. Ho anche cercato di interpretare al meglio quello che veniva riportato anche in maniera critica, anche nei miei confronti, visto e considerato che faccio parte di quella dirigenza democristiana che in questi 3 anni hanno condotto in tante difficoltà e in tante situazioni la vita del partito. Ho cercato davvero di fare tesoro di quello che è stato detto da parte di tutti voi, e sono rappresentate qua dentro in maniera molto sintetica e sicuramente saranno parte del mio viaggio all'interno del partito e all'interno delle istituzioni. 2 sono le situazioni che ho piacere di riportare stasera nel mio intervento. 1 è quella molto sentita dell'amico Pietro Bianchi. Non so se è in sala, ma ha davvero rappresentato nel suo intervento, anche se la Democrazia Cristiana esprime nella sua azione concetti più laici rispetto a quelli che erano le parole da lui espresse,
ha davvero rappresentato quello che è il senso vero della Democrazia Cristiana. Essere persone oneste, essere persone a posto e poterle rappresentare all'interno delle istituzioni tutti i giorni, raffigurando poi dentro se stessi quelli che sono i valori a cui noi ci ispiriamo. Pietro Bianchi, nella sua semplicità e nella sua maturità, ha davvero colto il segno nel suo intervento. L'altro, sicuramente molto più simpatico, forse anche più, come posso dire, diretto, che è quello di Giuseppe Cecchetti, che nella sua anche foga, nel momento in cui parlava, ha posto l'accento su situazioni vere, reali, che accadono tutti i giorni. E la cosa simpatica, forse glielo dicevo fuori dalla sala, la cosa simpatica è che ha citato un fatto, poi magari si è anche sbagliato da un punto di vista geografico, ma comunque lo ha citato. Parlava del fatto che qua a San Marino non abbiamo più nulla e ha associato la Repubblica di San Marino all'Iran, dicendo che noi non abbiamo neanche ciò che l'Iran ha. Cioè, tu hai detto il plutonio, non so neanche che cosa sia sinceramente il plutonio, però ti posso garantire che a San Marino possiamo vantare almeno che sia passata una valigetta, ma di uranio. Devo dire che mi aspettavo negli interventi, sebbene nella loro criticità, maggiore sincerità. E quella sincerità me l'aspettavo soprattutto da coloro i quali svolgono in maniera attiva la politica all'interno del nostro paese, all'interno del nostro partito. Perché più sincera? Perché oggi è facile, ed è veramente facile, signori, poter criticare tutto e tutti. È il gioco più semplice che ognuno di noi potrebbe fare. Quello che ci siamo dimenticati nella sincerità e nel nostro essere critici è perché le situazioni che oggi critichiamo si sono così degenerate, perché le abbiamo portate a quella degenerazione. Questo è mancato nei tanti interventi anche di chi fa politica attiva e quindi vuole dire che quell'elemento di solidarietà e di sincerità e di trasparenza che avevo chiesto all'interno dei lavori del Consiglio centrale, forse fino in fondo non si sono rappresentati nemmeno oggi. Però guardo avanti e vado avanti. In questi ultimi 3 anni ho avuto l'onore e l'onere di presiedere il Consiglio centrale del nostro partito. Era il dicembre del 2010, avevamo appena superato, come in queste giornate, l'assise congressuale. Avevo deciso di assumermi una responsabilità ben precisa a livello di lavori di conduzione del nostro partito. L'avevo fatto in maniera molto ferma, molto convinta, molto determinata, priva da ogni forma di condizionamento, come ho sempre fatto d'altronde. È stato un grande risultato di carattere personale che mi ha poi accompagnato per tutto questo viaggio. Mi ha accompagnato chiaramente anche una crescita personale non indifferente, sia in termini politici che in termini personali, nonostante che le rinunce, devo dire la verità, in questi anni sono state davvero tante, ma è quello che deve essere fatto che ci contraddistingue e ci deve contraddistinguere. Questo lo dico perché nel momento in cui ho assunto quella responsabilità, o da quel momento fino ad oggi, come ho cercato prima di anche spiegarvi, non ho sempre sentito obiettivamente quella solidarietà o quel livello di solidarietà di cui avevo bisogno. E forse quel livello di cui tutti voi
avete bisogno. Non ho sentito molti ringraziamenti, devo dire la verità. Ho sentito sempre grandi apprezzamenti, ho sentito grandi critiche, ma ringraziamenti non li ho sentiti, nemmeno da chi mi è a fianco. Non li ho sentiti soprattutto neanche nel momento in cui svolgevo un lavoro che ritengo sia stato fondamentale, e non l'ho fatto da solo, ma l'ho fatto insieme a tanti altri amici, sull'aspetto di carattere etico e morale del nostro partito, quando in questi anni eravamo sotto un attacco fondamentale di etica e di moralità, purtroppo generate anche dalle nostre azioni. Non li ho sentiti quei ringraziamenti, non li ho sentiti nemmeno oggi. Questo non è un fatto che mi produce smarrimento, nella maniera più assoluta, però è un problema che nel momento in cui noi oggi ricostituiamo, attraverso la nostra assise congressuale, la dirigenza del partito, io lo voglio, lo pretendo come impegno, impegno prioritario. Lo voglio dal segretario generale del partito, lo voglio dagli organismi, lo voglio da chiunque abbia intenzione di impegnarsi in maniera attiva. Dicono in tanti, e questo è un po' il leitmotiv che si sente negli ambienti di pubblica opinione, che la politica è sporca, la politica è torbida. Non è così, signori, la politica non è sporca. Sono le nostre azioni che la rendono sporca. Sono il nostro agire quotidiano che molte volte la rende sporca o l'hanno resa sporca. E noi, se vogliamo davvero rappresentare il cambiamento, dobbiamo esprimere la nobiltà della politica, quello che di fatto ha bisogno, come l'aria che respira in questo momento il nostro paese. E su questo devo dirvi la verità, che ho necessità di fare riferimento anche a avvenimenti accaduti recentemente. Voi sapete benissimo che nelle settimane che ci hanno preceduto, soprattutto in relazione alla presentazione di alcune manovre di carattere normativo o riforme fondamentali del Paese, abbiamo avuto il sollevamento popolare di ciò che facevamo. Abbiamo avuto, come forse non era mai accaduto nel nostro Paese, forse negli anni 50, forse in quelli del dopoguerra, quando davvero di fatto le macerie c'erano e i nostri concittadini le dovevano fisicamente raccogliere, abbiamo avuto una partecipazione oltre ogni misura, però legittima, della popolazione in piazza. E se tutto quello si fosse fermato esclusivamente a manifestare un disagio, io sono il primo a sostenerlo. Ciò che invece si è manifestato in ragione del fatto che qualcuno la politica l'ha sporcata è che anche persone come me e come tanti altri amici, uscendo da quelle aule istituzionali, sono stati additati di ogni genere di apprezzamento. Lui e la propria famiglia. E io questo non lo accetto. Non lo accetto né da chi tutto questo lo ha generato, né lo accetto da chi oggi lo perseguita. Badate bene, lo dico con estrema sincerità, anche se determinata, e nello stesso tempo con estrema coscienza dei miei limiti. In politica il protagonismo fine a se stesso, e non sono parole mie, ma sono parole di chi ieri sera abbiamo visto in quelle foto, e per intenderci della signora Clara Boscaglia, il protagonismo fine a se stesso in politica non rende, non paga, e in questi anni purtroppo la degenerazione è avvenuta anche per un effetto di esagerato protagonismo di tutti noi. L'ego personale diventava sempre al primo posto, diventava sempre l'elemento attorno al quale facevamo muovere le nostre azioni. Quello che ci hanno insegnato chi prima di noi è venuto è altro, è un senso dello Stato
oltre ogni forma di carattere personale, è il senso di gestire un'amministrazione compatibile con quelle che sono le nostre reali possibilità, non è il protagonismo fine a se stesso, quello deve decisamente finire. Questo perché, a mio modo di vedere, e anche qui di sicuro non vado a scoprire, come si suol dire, l'acqua calda, la politica deve essere un servizio. Lo diciamo sempre, ce ne riempiamo la bocca di questo concetto. Tutte le nostre, i nostri interventi di carattere pubblico sono indirizzati verso l'esternare che la politica deve essere un servizio. È vero, la politica deve essere un servizio. Ma nel momento in cui si assume quel servizio, dobbiamo essere disposti a rinunciare a tutto il resto che ci riguarda. Questo vuole dire anche le nostre professioni, le nostre attività, per non confonderle mai con quello che è un elemento di carattere pubblico, perché altrimenti tutto ciò che faremo sarà soltanto generare il sospetto. E noi non possiamo concedere questo al Paese e al nostro partito. Non possiamo generare sospetto. Solo così saremo pienamente credibili, solo così otterremo consenso dalla pubblica opinione e solo così, cari colleghi della dirigenza, cari delegati, riusciremo a trovare di nuovo un consenso come un tempo pari al 42% del Paese, come la Clara Boscaglia e tanti altri sono riusciti a fare negli anni in cui la Democrazia Cristiana rappresentava questa credibilità. Ci provo alle conclusioni, Presidente. Abbiamo dato come titolo e slogan del nostro congresso generale dei concetti molto importanti. Fare il Paese, fare il futuro, fare il partito. Adesso non ricordo perché non ce l'ho sotto gli occhi la sequenza, ma è una mia mancanza. Credo esclusivamente una cosa. Per fare entrambe le situazioni, fare il Paese, fare il partito e fare il futuro, noi oltre che rappresentare la pragmaticità della nostra azione, che molte volte sfocia purtroppo in situazioni che non hanno sempre la mira dell'interesse generale e dell'interesse di tutti noi, ma hanno purtroppo il pragmatismo, il vizio di cadere nella gestione degli interessi particolari, noi per rappresentare al meglio tutte e tre queste condizioni dobbiamo trovare un comune denominatore, che è quello di fare passione e ritrasmettere passione al partito, ai suoi delegati, ai suoi iscritti e al Paese. Solo così saremo in grado, signori, di poter continuare quella tradizione che 65 anni fa persone di grande valore hanno fatto sì che la Democrazia Cristiana arrivasse ad oggi e ci hanno concesso di continuare a far crescere il nostro Paese. Grazie.